E promette loro lo Spirito Santo. La sua presenza non sarà più una presenza esteriore, ma diventerà una presenza intima. La sua assenza si trasfigurerà, si trasformerà in una forma di presenza più profonda, più reale. Sarà questa presenza a portare a compimento la vittoria del regno di Dio sul mondo. E Gesù stesso dice: questa presenza dello Spirito Santo Paraclito dimostrerà la colpa del mondo sul peccato riguardo alla giustizia e riguardo al giudizio. Lo Spirito Santo insisterà l'avvenimento della Pasqua, lo Spirito Santo rivisiterà anche l'avvenimento di Cristo, la sua Pasqua, provocando e provando ai discepoli che il peccato è dalla parte del mondo, perché non ha creduto in Gesù, che la giustizia è dalla parte di Gesù, poiché la sua vita non termina nel sepolcro, ma la sua vita ritorna al Padre, e che il principe del mondo è stato condannato, è lui ad essere condannato. Lo Spirito Santo diventerà un vero antidoto alla tristezza. Chiediamo al Signore davvero che lo Spirito Santo venga ad abitare nei nostri cuori, perché possiamo abbattere il tarlo della tristezza e possiamo raggiungere la gloria e la presenza dello Spirito Santo nel regno di Dio.